Sorridi. Eccomi. Una parentesi della vita. Si chiusa. L'estate a Rampogno. Anzi, metti dentro la cosa, la cassetta. Bisogna andare, vado un attimo andiamo alla, come si chiama? Vado fino lì alla cosa, alla funivia, Buongiorno. Nanzia, scusa, Nanzia. Funicolare. Defunta. Sì, ma è per vedere di Lanzo questo? Sì. E da chi ci diamo? Da chi si? Scusi, per meglio che si può sedere qua. Sì. Sediamo qua. Va bene, andiamoci. Vediamo un po', così si crede che si può mangiare. Dipende. Non un fisso 12 euro. E lì Lugano dov'è, Venezia? È lì? Quello è Lugano, no? Quello in fondo? Sì, no. Vabbè. Vediamo come si caspita con i funghi. Ti piace? Si spera. Sergio, metà di qua e metà di là.
Bene. Sì, ma anche la polenta. Guarda, è abbondanza, io non ce la faccio mica. Vedi qua. Gira per il piatto. Ma che cosa l'hai preso col cervo? Non so. Non so. Adesso lo chiederò cos'è che è. Vedi, porcini. No, questo è tuo, c'è una fetta per te. Oh. Una fetta, Sergio, non c'è la carne per te. Poi è selvatica questa. Non si mangia più bene. Da buffa, che luogo hai detto? Belvedere Lanzo. Belvedere Lanzo. Da consigliare. Buon appetito. Boh, buffa, si è mangiato piuttosto bene, prezzi modici. Piazzale dell'amore. Dai che possiamo fare una passeggiata? Come? Perché ci sei abitato? Dove vedi che sono? Ah, stanno costruendo. Vedi, la lente, il coso di filtro è l'occhio di mosca per ogni obiettivo, poi la lente planiforme. E se, la luminosità è praticamente marginale, però aumenta la profondità. Vedi un po', non si vede tanto, comunque. Vabbè. Certo che andrà su là. Ti posso fare una piccola caldeggiare una cosa? Come? Vieni a dire un attimo, vieni a dire, vediamo se riesci a vedere. Guarda un po' qua dentro. C'è profondità, no? Sì, È vero, no? L'umidità è ridotta al minimo, però c'è una notevole profondità. E il sistema è mutuato dalla NHK, che è uno, mi pare una sezione della come si chiama? La televisione giapponese. Un sistema con la lente davanti all'occhio di mosca, sia in fase di ripresa e sia in fase di riproduzione, così uno può avere un'immagine in visione autostereoscopica in queste posizioni si pongono rispetto all'elemento di visualizzazione. Ristorante Bar Zocca, che solitamente è chiuso, forse. Cos'è, quale vantaggio ha con servizio? Fuori servizio. Lanzo, San Fedele, Argenio, Como, la C20. Vedete che bella chiesuola? E su di qua che si va a Sighignola, no? Ah, non c'è. Cioè,
Ah, guarda, 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 guarda. Non ti vedo che c'è un, anche un vecchio. Andiamo lì, dai. La questione di questi elementi scritti in occhio di mosca permette anche di vedere bene le scritte, sai? Arriva, puoi andare con la... Ah, l'anzio di Intervi, sali, su, centro. Dove si va? L'anzio di Intervi, centro. E a Campione, 3 ore e 30 minuti. Città privata. Gabriele è giù di lì, o no? Giù di lì è città privata. Qui c'è pericolo amianto, eh? C'è scritto qui sulla sulla. Ristorante mini golf. Davanti al lente uniforme si vede una concentrata profondità, però la luminosità è ridotta ai minimi termini. Vi saluto. Vedi? Questo qui è una, attaccate alla blog, ci sono delle lenti a occhi di mosca, no? Poi dopo c'è una lente planiforme e così l'effetto è minimale, di luminosità è minima, però è molto come si chiama, la profondità è molto accentuato, perfezionando la decisione del futuro in versione migliorata rispetto a quella del K giapponese. Allora ti aspetto qua? No, va là, vieni giù. È graziosina questa chiesuola, eh? Vero o no? Fa parte della villa. Non è. Poi questa villa è mezza disabitata. Allora, sai che cos'è questa, i retini che ho usato per la macchina fotografica? Sono dei retini che vengono usati per fare i cilindri di stampa per dipingere i tessuti, no? Anziché fare su dei quadri, sono su cilindri iperbucurellati e col laser vengono incisi, e questo mi è rimasto della collaborazione con quella ditta lì di Ruote Cacivio. Ho riuscito a recuperare un po' di questo materiale qua. Pezzale d'amore. Pezzale d'amore, il riconoscimento di meraviglia italiana, il belvedere italiano, l'amore, l'anzio di Intervi, come Lombardia, Roma, 1 luglio 2011. Potete fare una storia di giovani, tra il consigliere della cultura e turismo, Carlo Valentini, Spensare 150, ministro per le attività e beni culturali, Carlo Deputati, fare un giovane, una storia dei giovani. Anzi, lì allora è Lugano e lì sopra in alto è il Monte Breno, che si va con la funicolare. Vabbè.
Andiamo allora. Anzi di intervi, sezione alta, della Santa Liberata Faustina, secolo XVII. Le vigili più gentili, Liberata Faustina, gente come dove avrebbero andato il Monsignor Valentino, Santa Margherita. È bellino, guarda, guarda. Sì. Questa è l'anzio di intervi alta, no? No, cosa, scusa, San Fedele. San Fedele di intervi alta, però, la zona alta. Guarda che bella questa casa qui, vecchia. Magari è bella, insomma, è bella, no? Fin di conto, no? Com'è? È un bel borgo. Si può passare di qua, boh. Ah, è privato. Non si riesce a vedere ancora la valle da qua, qualche luogo. Grazie. Andiamo lì. E forse sì, si può arrivare con la macchina. Guarda che scale. Qui ci sono molti lavatoi, eh? Andiamo fino al lavatoio. Poi. Sì, sì, no, dai, vieni qui fino al lavatoio. Allora questa qui è la sezione alta di San Fedele in Intervi, giusto? Edificio di interesse storico e tipologico. Museo, c'è il museo, eh? Andrea Brentel, sa... La macchina è messa qui, no? Sì,
Non è brutta questa chiesuola, no? Chiediamo la chiediamo. Hai visto quella la cosa per andare sul campanile, la scala a chiocciola? Poi c'è proprio una bella ambientina, però, vero o no? E questo invece è San Fedele, giusto? Sì, San Fedele basso. Lessagno, pigra. C'è anche l'orificeria. Quanto devi fare di benzina? Più che venga a lavorare, questo qua è un dramma. Non vuole venire a lavorare. Che ci sono scelte non pagare, eh? Ci resti non pagare, eh? Più scritto il Emilio, scritto di sorriso.